benvenuti sempre qui nella nostra cucina reale. Oggi faremo insieme una torta tipica delle festività natalizie, capodanno, una torta buonissima, veramente veramente speciale, una sorta di strudel tipico delle regioni del nord Europa, non Italia. E allora faremo, lo sai cosa amore? No. Una torta ai semi di papavero. Ma sembra strana, andiamola a preparare. Andiamola a preparare. Ed ecco gli ingredienti per preparare la nostra torta del nord ai semi di papavero e cioccolato. Siamo pronti, Enzo? Enzo intanto sta mangiando un buon panino col burro, vero? E che il sale. E il sale, certo. Allora, come prima cosa, per la pasta del rollè, è una sorta di rollè, per la pasta occorrono 300 grammi di farina, allora, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di zucchero, 40 grammi circa, una presa di sale, un uovo, 120 ml di acqua calda. 120 ml di acqua calda, giusto, e lo prendo perché non si vede. 12 grammi di lievito di birra. 12 grammi di lievito di birra. Quindi ci occorrono anche 60 grammi di burro tagliato a pezzettini a temperatura ambiente. E questo è per quanto concerne l'impasto. Per la farcitura ci occorrono 250 grammi di semi di papavero, 200 grammi di zucchero, bravo, 2 cucchiai di cacao amaro, 100 grammi di nocciole, sì, che poi dovremo tritare finemente, di Nutella, un cucchiaio di succo di limone, quindi una tazza, io ho quantificato in 160 grammi di latte caldo. Cominciamo subito. Per la guarnizione, zucchero a velo e granella di nocciole, oltre quella che vi ho dato negli ingredienti. Allora, come prima cosa mettiamo il lievito di birra all'interno dell'acqua e lasciamolo un po' così andare. Adesso a poco maciniamo i semi di papavero, mettiamoli in un mixer, io userò il macinino che macina meglio sicuramente di un mixer, e riduciamo i semi di papavero in polvere. Ok. Adesso prendete 10 grammi di burro, metteteli in una tazza e versatevi anche il latte. E ponete tutto, vabbè, io l'ho messo in tazza perché pongo tutto al microonde, fino a quando il latte non sarà caldo e il burro sciolto. Allora, in una terrina mettiamo i semi di papavero, il cacao, il cucchiaio di succo di limone e diamo una rimestata. Prendiamo metà delle nocciole e versiamole nell'impasto, giusto una metà, e rimestiamo. Prendiamo il latte caldo col burro e versiamolo nell'impasto e amalgamiamo bene il tutto. E adesso incorporiamo 4 cucchiai di gocce di cioccolato. Mi piacciono le gocce di cioccolato? Anche a me. E amalgamiamo. Ovviamente aggiungiamo alla fine lo zucchero. Ok. Riponiamo in frigo affinché tutto, questa sarà la farcia del nostro rollè, tutta la farcia si raffreddi un pochino. Aggiungo un po' di zucchero al mio lievito, che nel frattempo sta andando, e mescoliamo ben bene fino a che lui non farà la sua tipica schiumetta. Adesso io lavorerò in planetaria, ma voi, se non avete la planetaria, fate la stessa cosa a mano. Quindi nella boule, o voi in una ciotolina, versate la farina, la presa di sale e il burro. Quindi passo in planetaria col gancio a foglia finché tutto si sbriciolerà ben bene e poi ritorno qua. Quando avrete un qualcosa così di molto sbricioloso, versate il rimanente dei 2 cucchiai nell'impasto. Quindi versiamo il tuorlo e il lievito. Tutto. Quindi rimettiamo in planetaria e facciamo lavorare finché la pasta non diventa bella, liscia, compatta e omogenea.
Ok, la nostra pasta è bella, è quasi pronta. Prendiamo un pochino di farina e lavoriamola ancora un pochino, diamole un po' di nervo. È venuta proprio bene la pasta. Certo. Ed ecco il nostro panetto bello e pronto per diventare un mega rollè. Polverizziamo ben bene il piano da lavoro con della farina. Facciamo un bel rettangolo grande di pasta. Con la spatola mettiamo la farcia. Ma guarda come... E lo zucchero. I cristallini. Che l'abbiamo messo alla fine, quindi servirà anche per caramellare. Adesso prendiamo la pasta e ripieghiamola all'indentro così, da una parte, mentre sempre dal lato corto cominciamo ad arrotolare il nostro rotolone. Quindi prendetelo, trasferitelo su una teglia e lasciatelo così riposare, magari con la luce del forno accesa, così non si spaventa, per un'oretta circa. Bene, io mentre voi non c'eravate perché non avevo attaccato la videocamera, ho montato a neve, sto montando a neve gli albumi. Devono diventare a neve ferma, ancora qua si muovono, vedete? Niente, un albume, l'albume del tuorlo che abbiamo usato. Un albume, poi cosa? È un cucchiaio di zucchero a velo. Brava. Quindi mettete un albume, un cucchiaio di zucchero a velo in una ciotolina e montate a neve ferma. Nel frattempo accendete il forno a 180 gradi ventilato. Ovviamente togliete le cose che avevate messo a riposare in forno. Adesso prendiamo l'albume che abbiamo ben montato in maniera molto ferma e cospargiamo tutto l'esterno del nostro rotolo. Quindi prendiamo la granella di nocciole e cospargiamo tutto con la granella di nocciole sopra, quella che era rimasta della metà. Comunque si vede che è un dolce nordico. Perché non c'è sputare. Perché è un poco senza senso, tipo. Sì, è un dolce molto che tu non sai la riuscita fino a che... Che tu ti stai domandando? Che uno si domanda, ma di che sa? Ma di che saprà? E un pochino di zucchero. Adesso in forno a 180 gradi per 20-30 minuti. Questo dipende dal vostro forno. Quando lo vedrete ben dorato è pronto per essere sceso. E se uno è il dolce forno? Non lo so. Brava. Va bene. Okay. Sei molto preparata. Va bene, andiamo in forno e ci vediamo dopo. Aiutatemi. Ed ecco il nostro bellissimo rotolo. Fallo vedere. Appena sfornato. Adesso lo metto sul tagliere con l'ausilio del mio baldo aiutante e lo lascio asciugare e lo lascio freddare coperto da un canovaccio in modo che la glassa che è messa di sopra non diventi croccante ma rimanga morbida. Deve raffreddare totalmente e potrete tagliarlo solamente quando sarà a temperatura ambiente. Ovviamente non vi teniamo qua per un'oretta, ma vi lasciamo alle foto. Noi tra un'ora, sappiate, ce lo mangeremo. Ciao! Ciao! Ora! Ragazzi, dovete provarla. Il sapore è un sapore molto particolare, sa molto di cioccolato, ma sa anche di spezia, di Natale. Di Natale nordico. E quindi, se siete stufi di provare i nostri 100.000 pasticci e pasticcini e le cornie dolci natalizi, no, tipici delle nostre stati. Varie regioni, provate questa qua, tipica dell'IKEA. Non è dell'IKEA. No, non è dell'IKEA, benissimo. Nordica, è molto nordica. Buona, è molto buona. Provatela e mi saprete dire. Nel box informazioni troverete la fonte da cui ho estrapolato questa ricetta, che adesso non ricordo, ma metto tutto giù nel box informazioni. Leggetelo se vi interessa. Va bene. E quindi, bene, se non vi interessa, mi raccomando, mettete sempre un pollice in su, condividete il video e mi raccomando, buon Natale. Sì, buon Natale a tutti ragazzi, che sia un Natale dolce per tutti voi e noi ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.